Il ruolo del 32esimo all'interno della Brigata Alpina Taurinense è un ruolo importantissimo, aiuta e dà supporto agli altri reggimenti e agli altri componenti della Brigata nelle attività di mobilità, nelle attività di supporto per creare delle basi avanzate, dà supporto nella bonifica degli ordigni, questo nel territorio straniero. Le sue capacità poi vengono anche utilizzate in madrepatria, sia nella bonifica degli ordigni bellici che vengono ritrovati, oppure interviene quando la struttura della protezione civile lo chiede, ha ad esempio un'unità che in pochissime ore può andare ovunque nel caso di calamità naturali. E anche qui sfortunatamente abbiamo degli esempi anche recenti, ad esempio in Liguria. Questo riconoscimento è sicuramente una testimonianza importantissima della sinergia e dell'integrazione, direi, tra il reggimento e la comunità di Fossano. Sappiamo che il 32esimo si è spostato da Torino alla città di Fossano recentemente, fine del 2016, e solo in pochi anni è riuscito ad integrarsi completamente con le autorità locali e con la popolazione locale. Come è stato detto durante la cerimonia, i genieri alpini del 32esimo sono adesso fossanesi con le stellette, e questo lo sono a pieno titolo.